Ora che ho la bozza della storia, vediamo come suddividerla in scene. Comunque tu voglia ragionare, una storia è composta di scene. Anche se la racconti infarcendola di digressioni, la trama prosegue solo quando qualcuno fa qualcosa da qualche parte. E questo è il nucleo di una scena. Noi ora abbiamo una bozza che ci dice che cosa deve succedere a spanne. Quali sono gli eventi importanti e gli elementi di personaggi e avvenimenti che devono risaltare? Dobbiamo inserirli in delle scene perché possano essere trasmessi ai lettori. Riprendiamo l'esempio del nostro Oscar. Partiamo mostrando come vive e come la sua vita sia influenzata negativamente dal suo essere succube dell'opinione altrui. O meglio, da quella che lui crede essere l'opinione altrui. Ci vorrà una o più scene che trasmettano esattamente questo e che in più mostrino il contesto in cui vive, i suoi legami, come la sua situazione riverbera sui suoi affetti, ma anche quali sono i suoi sogni e i suoi desideri. È importante inserire subito elementi che facciano entrare in empatia col protagonista perché il lettore voglia conoscerne il destino. Possiamo anche costruire dei misteri attorno alla sua vita per generare curiosità e avvincere di più il lettore. Queste sono le esigenze della storia. Potremmo considerarle anche come gli ingredienti delle scene che dobbiamo inventare. Le prime scene sono difficili perché hanno molto da dire, più di quelle successive che vivono un po' di rendita dalle prime. In ogni caso, il lavoro da svolgere ora è di dividere in possibili scene tutta la storia e scriverle in ordine cronologico, individuare tutte le esigenze di ogni scena e segnarle. Puoi segnare anche cose che ti venissero in mente come battute particolari, dettagli significativi o altro, come fossero dei promemoria. Se la tua storia dovesse seguire un intreccio particolare, io farei una seconda scaletta, disponendo le scene secondo l'ordine della stesura, ma tenendo anche quelle nell'ordine cronologico, in caso ti servisse aggiungere elementi nel giusto punto della trama. Puoi decidere come suddividere il romanzo. Ogni scena un capitolo, ogni capitolo un gruppo di scene che abbiano qualcosa in comune. Questo non è così importante, anche se sento spesso dire che i lettori si trovano a proprio agio con capitoli brevi, che quindi potrebbero contenere una sola scena. Veniamo al nostro esempio. Poniamo di voler mostrare Oscar come un ragazzino sognatore, ma che teme il parere dei coetanei in modo esagerato. La scena dovrà incuriosire i lettori e stabilire quale sarà il tono generale dell'opera. Non comincio in modo drammatico se poi l'opera avrà un tono leggero. Gli daremo un taglio da commedia moderna per ragazzi. Ora ci troviamo a dover inventare una scena che soddisfi queste condizioni. Ricordi cosa accade quando si scrive di getto? Si scrive la prima scena che ci viene in mente. Quindi ora dobbiamo fare il contrario, escludere le cose più banali. Per la scena sarà da definire un'ambientazione e una data, se non altro indicativa. Anche per tenere sotto controllo la cronologia delle scene e quanto tempo passa tra una e l'altra. Diciamo che nella scena dobbiamo definire data, quanto è passato dalla scena precedente, in quelle successive, luogo, esigenze particolari e messa in scena. Siamo all'inizio della storia e possiamo scegliere tutto. Allora, serve che ci sia la scuola, quindi evitiamo l'estate, potrebbe essere Natale o primavera, è da scegliere. Dopodiché il luogo, questo fa molto perché tanti tipi di scene le abbiamo viste spesso in tanti luoghi, ma decidiamo prima che cosa succederà nella scena. Una buona norma è quella di proporre all'inizio quello che succederà nel finale o nel climax, ma invertito. Sappiamo che Oscar è destinato a fregarsene del parere dei suoi pari e a salvare una compagna emarginata dal suo professore malvagio. Il contrario potrebbe essere che vede qualcuno nei guai ma non interviene perché non vuole attirare l'attenzione su di sé. Facciamo un esempio. La scena potrebbe includere dei bulli che tormentano un suo amico per avere un'informazione che Oscar ha. Basterebbe intervenire per risparmiare dei guai al suo amico, ma Oscar si nasconde. Non dico che questa sia la scena ideale, ma abbiamo dei bulli. Ora, i bulli li abbiamo visti in tutte le salse. Dove potremmo ambientare questa scena? In una sala da giochi? No, l'abbiamo visto tutti nella seconda parte di It. Nei bagni della scuola? No, da Karate Kid a Kerry e mille altri bagni, così come tutta la scuola è stata usata fin troppo. Così come incontrarli per strada o in un cinema, non funziona. In chiesa, in teatro, in piscina, devo fare un elenco, riflettere a ciò che può essere meglio e più utile per parlare del personaggio. Per esempio, Oscar frequenta una compagnia teatrale, va in chiesa,
con un'attenta costruzione del personaggio non sarà così difficile rispondere a queste cose. Chiudiamo il video con la scena della scaletta. La sto inventando e non è una buona scena, ma è solo per portare avanti un esempio e poter andare avanti con la nostra playlist. Oscar è in visita a un castello con la scuola. Urta la professoressa a cui cadono dei fogli, così viene a sapere di un test a sorpresa. Manda un messaggio all'amico per dirlo, ma viene scoperto e il telefono gli viene ritirato. I bulli leggono il messaggio sul telefono dell'amico. Più tardi Oscar torna dal bagno e trova i bulli che tormentano il suo amico per sapere di più sul test. Lui rimane nascosto per non attirare l'attenzione su di sé. Potremmo già metterci a scrivere questa scena, ma si può fare di meglio. E te lo spiego nel prossimo video della playlist.